Ma quel tuo amico Mario che abbiamo incontrato in paese? No, renditi conto. Pare. Mario è simpaticissimo. Andiamo, quella famiglia dei Caponi a Cortina. Beh, Vino. Non voglio che i miei figli frequentino dei Torpigna. Dei cosa? Ma sì, Torpigna, quelli di Torpigna a Tara. Scusa, ma sei Torpigna, dopo aver cimbato Piazza di Spagna, ci invadono anche Cortina. Allora non lo so. E diamoci la casa, e amen, è vero, che ne dici Giovanni? Sale. Io l'amico di Luca lo trovo abbastanza paraculo. Diamante, ma come parli? Beh, parlo Torpigna. Scusa Giovanni, insomma vuoi dire qualche cosa ai tuoi figli? Bada. Certo Giovanni, che il giorno che in questa casa avremo il piacere di sentirti esprimere un pensiero, allora sarà troppo tardi. Levategli il vino. Ah, deve essere Roberto. Sto così bene. Coppa di mamma. Levati. Residenza Covelli, il palazzo d'inverno di papà e mamma. Secondo te, stiamo messi male? No, dimmi tu, stiamo messi molto male? Roberto è so chic. Oddio, mi fa male la gola. Che sarà? Sarà stato l'air conditioning sul jumbo. Mi sento tutto gonfio. Tocca a poco, c'ho un bozzetto. Che è una cisti? No, non è niente, amore. Oddio. Ecco, c'ho pure un po' di sudarella. Mannaggia, che sarà? Roberto! Mamma! Dai, che c'è la pasta in tavola! Bucatini! Fusilli! Aggiudicati! Sorry, Samantha, ci sono i fusilli che aspettano. The fusils, tiè. Piede sta valigia. Roberto, aspetta, anch'io voglio conoscere la signora Fusilli. Come New York. Altro mondo. Altra mentalità. Metropoli superiore. Io lì ho acquistato una mia dimensione diversa. Certo, a New York è anche il fusillo. E che uno va a lavorare a New York per mangiare i fusilli. Ma lascialo raccontare in pace. E lasciami raccontare in pace quanto sei brutta. E in banca? E in banca come ti trovi? Ma mi sto inserendo. C'è una mafia giudia che mette spavento. Hi, ciao a tutti. A lei Samantha. Samantha, that's my family. Dai, siediti, sit down. Beh. Sei di New York? No, di Pittsburgh, conosci? Solo la squadra di football. I Pittsburgh Steelers. Seguo il vostro campione su Canale 5. Che sei, fotomodella? Yes, anche tu? E come no? I giornali se la litigano con quel faccione da caciotta. Cafone. Sta a scherzare, sta a scherzare. Tenetevi. Dichiarare il secondo. Pollo con peperoni. Aggiudicato. Me si rifacceranno. E i peperoni sono micidiali, no? E se poi mi viene sciolta? Assunzione, portami una pila, che mi scioglie il mantecato di mamma. Però sto buono.